Bene, eccoci insieme anche oggi. La puntata odierna la inizio con un dato personale, perché visitando i musei vaticani e gli annessi, ciò che mi ha colpito di più non è la straordinaria Cappella Sistina, ma è la galleria delle carte geografiche. Perché scoprire come nei secoli persone che ovviamente non avevano alcun ausilio tecnico, riuscissero a riprodurre in maniera molto verosimile il mondo mi ha lasciato a bocca aperta. Beh, insomma, a Venezia c'è fino al 15 aprile una mostra che va esattamente in questa direzione. È una mostra che ricorda Vincenzo Coronelli in occasione del terzo centenario della morte. La mostra si chiama Vincenzo Coronelli, l'immagine del mondo, ed è allestita presso la Biblioteca Nazionale Marciana. Ospitiamo una delle due curatrici di questa esposizione, già docente all'Università di Pavia ed autrice di uno studio sul Coronelli, Marika Milanesi, che ha curato la mostra insieme ad Heide Volschläger. Vincenzo Coronelli era un frate veneziano dell'ordine dei minori conventuali e fu per più di 20 anni il più famoso costruttore di globi d'Europa. Possiamo tradurre il termine globo in mappamondo? Beh, possiamo farlo se parliamo di un globo terrestre. Il globo celeste ovviamente rappresenta la volta dei cieli, o meglio la sfera dei cieli che secondo la teoria della Terra ferma al centro del sistema, dei vari sistemi degli astri, si girano, ruotano a grande velocità intorno alla Terra. Ecco, non l'ho detto, il Coronelli visse tra il 1650 e il 1718, al Esatto, proposito. all'epoca di Coronelli in realtà l'idea della Terra immobile in mezzo alle sfere celesti era già tramontata, però ufficialmente almeno la Chiesa si aspettava che ci si attenesse a questo tipo di opinione. Quindi i globi rappresentano l'uno sì la sfera terrestre nella sua completezza, anche se magari ci sono parti della Terra che non sono ancora state scoperte, ma l'insieme oramai è abbastanza sicuro, ormai l'America è stata scoperta da molto tempo, esplorata, anche abitata. In Asia ci sono molti possedimenti e colonie già europee, quindi soltanto l'emisfero meridionale è ancora abbastanza poco noto. Per quel che riguarda i cieli, invece, i globi rappresentano la sfera del cielo, quella delle costellazioni sostanzialmente, la sfera delle stelle fisse, come se fosse vista dall'alto, da sopra la volta celeste, in qualche modo una visione divina, quella che teoricamente Dio potrebbe avere se sedesse al di fuori della sfera del creato, delle sfere, numero del creato. Quindi ci rappresenta le costellazioni. Quelle più o meno che anche noi conosciamo e utilizziamo, e molte altre che si usavano già da molto tempo e che si venivano scoprendo, come viste appunto dall'esterno, dall'alto, da fuori. Venivano quindi studiate, servivano a studiare questi globi, se ne facevano di tutte le dimensioni, molto piccoli talvolta e molto grandi in altre occasioni. E di questo magari riparliamo perché Coronelli era specialista proprio in globi molto grandi, anche se ne ha fatti anche di molto piccoli. Servivano per studiare, si tenevano nella biblioteca, in una stanza da studio. In che materiale erano realizzati? Beh, lì dipendeva dalle dimensioni naturalmente, perché per un globo piccolo bastava una palla di cartapesta su cui fossero dipinte o dipinte le carte della Terra o quelle del cielo. Oppure fossero incollate delle strisce di carta, dei fusi, diciamo, che si chiamano così queste forme, che stampati, incisi e stampati, che appunto, messi tutti insieme riproducessero le fattezze della terra o del cielo. I globi più grandi dovevano avere una struttura interna perché dovevano ruotare, quindi essere estremamente ben equilibrati. Bisognava essere sicuri che il globo potesse ruotare in tutte le direzioni possibili senza che il peso eccessivo da un lato o insufficiente dall'altro lo bloccasse su una posizione. Quindi strutture di legno all'interno, in qualche caso anche strutture metalliche, sostanzialmente un lavoro da bottai, la parte interna, da costruttore di botte. O nel caso dei globi più grandi, come quelli che Coronelli proprio fabbricò per il re di Francia, per Luigi XIV a Parigi negli anni 80 del 600,
l'interno può essere paragonato a quello, sostanzialmente all'interno di una nave, nel senso che questi globi avevano 4 metri di diametro, erano giganteschi, esistono ancora, sono a Parigi, bellissimi da vedere, e quindi l'interno è stato costruito da carpentieri veneziani con legno e con le strutture che si usavano proprio per le costruzioni navali, di cui notoriamente Venezia era specialista. E quindi Coronelli, con una squadra di carpentieri veneziani, di lavoranti veneziani, andò a Parigi nei primi anni Ottanta, chiamato per costruire appunto dei bellissimi globi per la galleria degli specchi di Versailles. Ecco, questi sono, immagino, abbiamo appena visto, quelli dei fusi. Sono fusi, esatto. Ecco, perché tutto... Di un globetto piccolo però, da 15 centimetri. Ecco, tutto è straordinario, ma la cosa secondo me eccezionale è come potessero riprodurre la geografia non avendo l'uso del satellite come possiamo avere noi oggi. E ancora di più, com'è che riuscì a riprodurre l'universo guardandolo addirittura dal di fuori? Beh, dunque, sono due cose molto diverse in realtà. Immagino, ma... Già nel mondo antico si diceva che per rappresentare il cielo, tutto sommato, basta uscire dalla porta di casa di notte. E si vede non tutto il cielo, ma tutta la notte ci permette di vedere, diciamo, almeno 2/3 del cielo. Sì, ma comunque lo vediamo dal basso, no? Sì, non basta dall'altra rovesciare, parte. Basta rovesciare. Disegno, no? Beh, no, tutte cose che si potevano fare senza nessuna difficoltà. Ah. E le tecniche non richiedevano grandi tecniche, richiedevano grande osservazione, minuzia, capacità di disegno naturalmente, e semplicemente una capacità di ribaltamento dei disegni. Beh, questo per l'universo. E questo per il cielo. Per la Terra era molto più difficile, in effetti, credo. E questa era l'idea anche. L'altro problema era, invece, se usciamo dalla porta di casa vediamo soltanto un pezzettino. E allora lì invece c'erano due principi, voglio dire. Uno era che se si assume, e si assunse molto presto, che la Terra sia una sfera, si può misurarla tutta se si riesce a misurarne un pezzetto solo. Se si stabilisce qual è la lunghezza del grado, cioè dell'unità di misura che si utilizza per la sfera, si può poi appunto applicare questa lunghezza a tutto il resto della sfera terrestre. Il primo calcolo di lunghezza del grado piuttosto efficace, portò quasi a stabilire esattamente la circonferenza terrestre, venne fatto nel III secolo a.C. Non sto a spiegare il procedimento perché è un po' misterioso anche per me, però era un procedimento che comportava da un lato la conoscenza della distanza lineare tra un luogo e l'altro, che erano poi Alessandria e Aswan in Egitto, e il corso del Sole, insomma, che era equivalente a quella distanza. I nostri antenati erano dei Jedi, perché... Oh, sicuramente, grandi astronomi, grandi misuratori di terra e sì, di cielo. E questo era un sistema, quindi si poteva costruire le dimensioni della Terra. Io non so lei, ma se a me chiedessero di disegnare da terra il mio quartiere, voi non sono mica capace. Non gliel'hanno insegnato, certamente. Non ce lo hanno insegnato, ormai non c'è quasi più bisogno. Allora, però, quello che per riempire questa griglia che veniva costruita della Terra, bisognava poi avere informazioni, e lì entrava in campo l'informazione diretta, il viaggio, il contatto commerciale, la guerra, qualunque elemento di informazione che permettesse di aggiungere dati geografici da sistemare nella carta, o semplicemente non sempre si è usata la griglia del meridiano dei paralleli, semplicemente si disegnava sulla carta tenendo conto delle distanze tra un luogo e l'altro, delle direzioni bisognava prendere per andare da un luogo all'altro. Cioè, nasce un po' così la cartografia, la corografica, diciamo, quella che rappresenta una regione, non il mondo intero, ma una regione sola. Cioè, prendendo in considerazione appunto le distanze lineari, quelle che si misurano camminandoci sopra, e le posizioni reciproche, basate sulle direzioni dei venti, e poi dal XIII secolo circa sulle direzioni della bussola, che danno
quindi la direzione di nord, sud, est, ovest, mentre i venti danno appunto la direzione dei venti, grecale, maestro, eccetera, che poi corrispondono, è solo un altro linguaggio, no? Quindi esiste una grande cartografia basata semplicemente sulle direzioni e sulle distanze, che è anche quella che viene usata per le carte marittime, le carte dei mari, delle coste, e poi invece ripresa soprattutto dal 400 in poi la cartografia basata sulla griglia dei meridiani e dei paralleli. Questi globi, e in genere tutti i globi, perché lì viene, è quasi automatica la presenza di meridiani e paralleli, visto che si tratta di una sfera, appunto i globi terrestri si basano su questo tipo di... Il Coronelli dette vita anche a una vera e propria attività che fece di Venezia un'eccellenza nella produzione di... Sì, i globi, ripeto, erano, non sono una novità, non li ha inventati Coronelli affatto, anzi circolavano ampiamente, anche a Venezia se ne costruivano già dal 500 globi terrestri, e i globi celesti erano ancora più antichi. Ma Coronelli, dopo questa commissione del re di Francia, che gli permise appunto di realizzare dei globi bellissimi e manoscritti e dipinti, e quindi gli permise anche di trarne questi disegni per il globo a stampa, cioè splendide immagini delle costellazioni o dei popoli, degli usi della terra. Ecco, dopo aver costruito questi grandi globi per il re di Francia, se ne tornò a Venezia con i disegni ridotti per dei globi da un metro, 108 centimetri di diametro, che sono quelli di cui si vedono qua alcuni grandi fusi, che sono una delle bellezze di questa mostra. Sono in perfette condizioni, quindi possiamo vedere benissimo il disegno, la perfezione dell'incisione, eccetera, ci permettono di vedere bene come sono fatti, come erano in origine i globi che vediamo in giro montati, compresi quelli della Marciana, che sono globi bellissimi, importanti, perché sono i primi globi realizzati a stampa a Venezia da Coronelli, però sono stati anche molto toccati dal tempo, come è naturale, quindi la loro superficie non è così perfetta come vorremmo, e anzi si spera tanto di trovare degli sponsor per questa mostra. Ha anche un po' lo scopo di chiedere l'aiuto dei cittadini che amano queste cose per appunto aggiustare questi bellissimi globi, per restaurare il basamento, eccetera. Grazie. Grazie a Marica Milanesi, che è una delle due curatrici di questa mostra, che mi pare straordinaria. Vincenzo Coronelli, 1650-1718, l'immagine del mondo. Mostra aperta fino al 15 aprile nelle sale monumentali della Biblioteca Marciana di Venezia. Grazie. A voi, alla prossima.